La città domani scende in piazza contro la sentenza shock che ha segnato il 30% di colpi a chi il 6 aprile del 2009 è morto sotto le macerie di una palazzina in via Campo di Fossa. Le adesioni sono già tantissime, oltre 500, perché i primi firmatari hanno diffuso un appello da firmare che gira sui social da giorni. Adesioni anche da gruppi di altre città che hanno condiviso con l'Aquila tragedie analoghe. Un'idea, quella della manifestazione di domani alle 11 alla Villa Comunale, venuta fuori dopo il presidio spontaneo all'indomani della sentenza al Parco della Memoria, messo in piedi dalla docente Giusi Pitari. Domani in piazza non ci saranno bandiere né simboli politici, a sventolare solo i cartelli affissi in tanti angoli dell'Aquila. Vittime del terremoto colpevoli, commissione grandi rischi assolta. Un momento anche per spiegare alla città tutto ciò che è accaduto in questi 13 anni, che hanno portato ad una sentenza definita da tutti folle. La sentenza ha suscitato infatti reazioni in tutta Italia e non solo. Anche il Consiglio Comunale Cittadino si è schierato con maggioranze e opposizioni unite, con in aula manifesti di sdegno e solidarietà. E anche l'Aquila Calcio è presente. La società, come si sa, nell'ultima partita ha scelto di scendere in campo con una maglia di vicinanza ai parenti delle vittime, contravvenendo al diniego della Lega e mettendosi a rischio multa, che però tutti sperano non venga comminata, perché sarebbe l'ennesimo schiaffo ad una città che dopo 13 anni lotta ancora per i diritti di chi non c'è più. La scelta è aver deciso di non uscire in una dimensione individuale, ma di riprendere tutti insieme la dimensione collettiva. Per cui, a fronte di una sentenza che va a sancire o tenta di sancire, almeno in questo grado di giudizio, un concorso di colpa mediante appunto il risarcimento economico del danno e va a sancire un precedente molto pericoloso, abbiamo deciso di promuovere un qualcosa che sia una risposta come città, come territorio, se vogliamo anche come paese, considerato che abbiamo ricevuto molte adesioni anche da parte di vittime di altre tragedie, quelle che si sono purtroppo verificate nel corso di questi anni. Perché se qualcuno avesse per caso ipotizzato che a distanza di tanti anni quella memoria di ciò che è stato sia una cosa così passata, ecco, si sbagliava e si sbaglia, perché io credo che questa città abbia vissuto quella tragedia, l'abbia interiorizzata. Per tanti, per tutti noi, la vita è cambiata e c'è uno spartiacque che è quello del 6 aprile 2009. Questa risposta, che io mi auguro sia davvero, diciamo, corrispondente alle adesioni che abbiamo ricevuto e quindi che sia una risposta appunto molto partecipata, darà da far capire che non ci siamo dimenticati ciò che è stato.